Ciò che qui mi accingo a fare è per quando a ricordare. Siamo al giorno 7 agosto e nemmeno tanto presto. È una gran bella giornata. Siamo a mezza mattinata. Di preciso per gli eventi sono già l'11:20. Sono qui dentro a lavorare, più che altro a ben sperare, perché ancora non vi è nessuno e un pensiero è già al digiuno. Ma che sono queste voci fuori e tutta questa gente sotto l'ombra dei loggiati? Non sono certo qui per niente. Nella strada si è fermato un buffo mezzo con la gru e si è ben posizionato per qualcosa a mettere giù. Tutti pieni di stupore, gli occhi e musi della gente, guardano quel posizionar sul marciapiedi lentamente. Quella strana forma in pietra, alta almeno 4 metri, un po' cupa, ma non tetra, senza ferri e senza vetri. E fra tutta questa gente che a guardà curiosamente, di pensare mi viene fatto a farmi fare un bel ritratto. Do la macchina a qualcuno che di lì passava a Bono e mi fa scattare la foto insieme al mitico Angiolino. Poi qualcuno si avvicina con una timida vocina. Dice: "Ma cos'è quel coso strano che vi fate anche la foto? Forse per il gazzettino o ha messo qui il milite ignoto?" Mi sorprende ancora adesso che non siate mai al passo. Siete come quei curiosi che poi ciacciano dannosi. Se voleste veder bene con lo cuore del buon guardo, di chi ha l'arte nelle vene, di chi ascolta e non far sordo, allor sì che capireste e le domande non son queste. Non vedete che quei bordi cantan d'arte anche pe sordi? Poi mi metto anch'io a guardare il pezzo d'arte a sistemare. Dice Luca al giornalaio: "Per me questo è un altro guaio. Dove inciamperà Giulietta quando passa in bicicletta? O di notte col maltempo fa morire dallo spavento?" Intanto, intorno a quella statua, tre soggetti ben vestiti non s'accordano sul come i movimenti van gestiti. Così che anche quell'autista, non capendo cosa fare, con la statua a pendoloni rischia pur di farsi male. Alla fine si decide di posarla intanto in terra, prima che fra i tre discordi un sia l'inizio della guerra. E di lì passa un piccione e ferma a farsi una girata, e la sua soddisfazione firma con una carta. "Ma!" si sente da qualcuno. Si era detto che piccioni erano ciucchi o ne erano buoni. Questo video è stato chiaro, che ci ha fatto più di un giro e poi si è aperto pantaloni e ha firmato il suo presente con la merda puzzolente. O speriamo, dico io, che non abbia a vuol di niente. Ecco ritornar silenzio e quella gente si dirada. Se ne va quel buffo mezzo, resta all'arte della strada. Poi, passate poche ore, ci hanno scritto il pestatore.